mondo sotterraneo delle miniere, fonte di reddito per molte civiltà, ma anche di conflitti. In Congo, ad esempio, lo sfruttamento e il commercio in gran parte illegale del coltan, un minerale fondamentale per le componenti elettroniche, sono alla base dell'interminabile guerra civile. In Tunisia, invece, il fosforo è una ricchezza e la sua estrazione un lavoro ambito. Nella regione di Gafsa il fosfato è al tempo stesso la fortuna e la rovina del paese. I giacimenti sono enormi, la Tunisia è il quinto produttore mondiale, ma la compagnia dei fosfati è quasi l'unico datore di lavoro della regione e non basta per tutti, così gli esclusi manifestano spesso in modo violento. Stazione di Metlawi. Migliaia di tonnellate di fosfato bloccate su un binario morto da 10 giorni, bloccate da pochi uomini e dalla loro tenda. Con un sit-in sulle rotaie, questi uomini reclamano un impiego alla CEPEGEF, la compagnia che sfrutta le miniere. Sono anche loro su un binario morto, messi da parte. Siamo noi che viviamo in mezzo al fosfato. Abitiamo tutti qui, guardate qui. Voi avete bisogno del fosfato? Bene, il fosfato non uscirà di qui fin quando non troverete una soluzione. Una soluzione alla loro miseria. A qualche decina di metri dalla strada ferrata all'ombra ci mostrano i loro diplomi universitari e tecnici. Hanno tutti fatto degli stage alla compagnia dei fosfati di Gafsa, ma nessuno è stato ingaggiato durante l'ultima campagna di reclutamento. Qui a Metlawi c'erano 17.000 candidati per 1.000 posti, perché al di fuori di un impiego alla compagnia non c'è alcuna speranza di trovare altro nella regione. Siamo molto lontani dalla costa e dai porti. A causa di questa distanza l'industria non può arrivare fino a noi. Perciò la compagnia dei fosfati di Gafsa è per noi l'unica soluzione. Ma questo è anche il problema. Da più di 110 anni la compagnia dei fosfati di Gafsa regna incontrastata sulla regione, ma oggi la macchina si è inceppata. Ormai una sola delle 8 miniere a cielo aperto è in funzione, ma non a pieno ritmo. Dall'inizio della rivoluzione, il quinto produttore mondiale di fosfato è il bersaglio dei disoccupati della regione e dei loro blocchi. Aspettano da troppo tempo di poter lavorare e adesso cominciano a perdere le speranze. E poiché la compagnia è l'unica risorsa nella regione, tutti gli sono addosso. Sono situazioni che ritornano. Rispetto alla media annuale, vi dico che siamo al 40% della nostra attività. Tutti sognano di entrare alla CEPEG perché è la sola società che può garantire stabilità e salari elevati. Di recente tutta l'attività di trasporto affidata in subappalto è stata assorbita dalla compagnia. Quest'autista, ad esempio, guadagna oggi 250 euro al mese. Prima era molto dura, prendevo dai 125 ai 135 euro al mese e lavoravo 10 ore al giorno, prendere o lasciare. Dall'alto dei suoi 7 piani la sede sociale della compagnia domina la città. La compagnia con i suoi 6.000 salariati ha il controllo del bacino minerario. Per tentare di frenare la disoccupazione assumerà altre 3.000 persone, una strategia insufficiente per il vice direttore generale. Dovremmo cambiare politica e stare al fianco degli investitori che vengono a stabilirsi qui, piuttosto che dare occupazione noi direttamente. Ma nonostante i progetti del centro di telelavoro o di sviluppo agricolo, gli investitori sono rari. La fabbrica di cavi giapponesi Yasaki, che ha creato 2.000 posti di lavoro, si ritrova da sola. L'instabilità sociale della regione fa paura. Per l'UGTT, il principale sindacato, questa situazione di monopolio dell'impiego avrebbe consentito alla compagnia dei fosfati una riserva di manodopera sempre disponibile. La compagnia dei fosfati di Gafsa, nonostante sfrutti le risorse naturali, non ha mai cercato di realizzare altri progetti economici e non ha saputo creare nell'animo della gente l'idea che si potrebbe cercare lavoro al di fuori della compagnia. Uno scenario da film, una miniera fantasma. È uno dei giacimenti sotterranei abbandonati decine di anni fa a vantaggio delle più redditizie miniere a cielo aperto come questa.
Per decenni, qui a Metlaoui come altrove, la CPG forniva lavoro, alloggio, educazione e anche l'acqua o l'elettricità. Ma è ormai passata l'epoca in cui la città mineraria risplendeva in tutto il paese. Metlaoui vuol dire piccola Parigi e adesso non c'è più nulla. Poter gettare uno sguardo su ciò che resta di questa felicità non è per niente facile. Da un passaggio sotterraneo a un tetto terrazzato, Kais Guma, 26 anni, ci fa scoprire quel che un tempo era il vanto della città. Questa è la vecchia piscina olimpionica di Metlaoui. La piscina fu chiusa quando Kais era ancora un bambino. Qui la gente non ha nulla da fare, tranne che guardare la TV 24 ore su 24 o starsene al bar. I giovani non vogliono nient'altro che un lavoro. Un lavoro per una vita decente, per riempire il vuoto di queste giornate interminabili. Un lavoro comunque. Per questo già nel 2008 nella regione erano scoppiate violente sommosse, duramente represse dalla polizia di Ben Ali, avevano provocato 3 morti. Centinaia di manifestanti erano stati arrestati, erano le premesse della rivoluzione del gelsomino. Con un tasso di disoccupazione che sfiora il 40%, il bacino minerario è una vera polveriera. I locali della CPG sono regolarmente colpiti dalla rabbia di una popolazione che spera di ricevere un giorno quel che le è dovuto. La sua parte di fosfato strappata a queste colline, che genera un beneficio enorme, inquinando largamente tutta la regione.